Il campionato di Serie C è alle porte, ma a tenere banco soprattutto in questo momento il mercato per Rizzo non c'è ancora il placet della Triestina a caccia del sostituto su Derisio, nessuna novità, Busellato fuori dal progetto, servono due mediani fatta per Mercado alla Pergolettese. Per innervare e completare la rosa urge una punta centrale che abbia caratteristiche diverse, complementari rispetto a quelle di Ferrari, unica vera prima punta in organico, se lo consentirà la lista, 24 elementi più un giocatore nato dal 1 gennaio 2002, anche un difensore che potrebbe essere Balzano, utile a ricoprire più ruoli. Sabato prossimo 28 agosto alle 20:30 il debutto in campionato contro l'Ancona Matelica all'Adriatico, della squadra dello scorso anno sapientemente costruita dal DS Ciccio Micciola, sono rimasti solo 4 calciatori, il portiere Vitali, i terzini Tofanari e Alessandro Di Renzo, ex Francavilla e Giovanili Pescara, e l'attaccante teramano Federico Moretti, ben 6 stagioni nel San Nicolò Notaresco, lo scorso anno 11 gol col Matelica, la prima esperienza in C per il classe 94 è stata finora la stagione più prolifica. A proposito di Micciola, prima dell'avvento di Matteassi, Sebastiani aveva pensato proprio a lui. È molto bravo, preparato, è un ragazzo a cui io avevo anche pensato, poi devo dire che quando l'ho incontrato mi ha fatto riflettere in positivo un fatto che lui mi ha detto, ho dato una parola, quindi ho apprezzato ancora di più la persona e il professionista. Derby che torna dopo tanti anni, e sicuramente è una società molto seria che in questi anni ha fatto molto bene, il direttore sportivo è molto bravo, l'allenatore è molto bravo. E credo che alla base ci sia una società sana e seria per cui hanno ottenuto dei risultati importanti negli ultimi anni, anche l'altro anno sono entrati nei playoff, quindi una partita con una squadra da rispettare. Tra i volti nuovi soprattutto l'ex Nando Del Sole in prestito dalla Juventus, il Pescara conserva il 50% in caso di futura rivendita, oltre agli abruzzesi Alessandro Fagioli ex Teramo, Primavera Pescara, Notaresco e Castelnuovo e Michael Deramo ex Avezzano. Il tecnico Gianluca Colavitto, che proprio sabato prossimo compirà 50 anni, vive a Lanciano dove ha giocato 4 stagioni conquistando 2 promozioni, allenatore Fabrizio Castori in C2 nel 99 e in C1 nel 2001. In Abruzzo Colavitto ha vinto il campionato di eccellenza nel 2016 alla guida della Vastese e conseguito una clamorosa salvezza in D con l'Avezzano nel 2019 in sostituzione di Federico Giampaolo. L'ultimo confronto all'Adriatico, 30 settembre 2007, l'Ancona di Francesco Monaco si impone 3-1. Sansovini sblocca e illude, poi si scatena l'11 dorico al termine del torneo promosso in B grazie ai gol dell'ex Caremi, De Sosa e Miglietta. Nelle ultime 4 sfide a Pescara ben 3 vittorie dell'Ancona. Nelle immagini, 26 febbraio 1995, lo straordinario pomeriggio di Dario Di Giannatale, autore di una tripletta da ricordare, anche un rigore di Massimo Margiotta, finisce 4-2 per la squadra di Francesco Oddo.